C'è un pacco per il pirata Nicolò. Sei tu il pirata Nicolò? Sì. Prima però mi deve firmare questo, sa? Sei un pirata? Sì. Risposta giusta, bravissimo. Sei coraggioso? Sì. Risposta corretta. Ti piacciono i tesori? Sì. Sì, ah, bene. Firma qui con una X. Perché dove la X che ci sta il tesoro? Bene, grazie, posso darle il pacco. Ecco qui il pacco per lei, signor pirata. Grazie. È un po' pesante. Posso venire a sbirciare? Sì, venga pure. Arrivo! Entriamo nel covo dei pirati Treasurix! Cosa scrivi, pirata? Il mio nome. Ah, giusto, mi ero dimenticato. C'è un osso. Sei sicuro di aprirlo? Sì. Non so se l'osso è un buon segno. Aspetti, prima di aprirlo, deve fare il giro di scatola. Giro di scatola! L'aiuto con un taglio di forbici. Grazie. Mi è venuto fuori un ragno. Come ti è venuto fuori un ragno? Sì. Ah! Ma sei sicuro di aprirlo? E quella... E anche una ragnatela! Se vuole porto il pacco indietro. No, no. No? Lo vuole tenere? È pieno di ragnatele. È pieno di ragnatele di ragni. Ma cos'è? Che cos'è, ragazzi? Questa è la Treasure Tomb! È la tomba del tesoro dei Treasure X! Sono immersi nell'oro? È il set definitivo, la tomba suprema! Il re d'oro qui nasconde il suo grande tesoro! Dobbiamo prima aprire! Hai ragione, per completare 30 livelli di avventura Treasure X! Togliamo le ragnatele! Ah! Che lavori di pulizia che tocca fare? Scava per trovare le bestie, libera il re e poi trova il tesoro che è stato veramente immerso nell'oro. Scorri, scorri che ti aiuto. E mi do un'occhiata a questa tomba che è strepitosa. La trappola che cade a scala, quella che cade giù dalla torre. È pieno di tranelli. Se togli la spada forse succede qualcosa. Andiamo a vedere. Proviamo ad aprire da qui. Intravedo la tomba. È mastodontica. Mastodontica. C'è una gemma incredibile. Il simbolo del dollarone. E non si apre, non si apre. Una chiave serve. È vero, anche un'altra. Chiave di qua, chiave di là. La tomba è stata nascosta per anni in mezzo alla vegetazione. E c'è la X, vuol dire che racchiude il tesoro. Vuoi provare a sbirciare? Sì. No, bisogna partire da qui. Consultiamo la mappa del tesoro. Ah, ecco, mi sembra un'ottima idea. Queste sono le istruzioni a cui diamo una veloce occhiata al volo. Prima cosa, raccogliere l'attrezzo. Eccolo. Secondo passaggio, distruggere i super occhiali fashion del teschio. Distruggiamo gli occhiali fashion. Vai, di potenza. Qui all'interno si cela l'apertura della tomba. C'è qualcosa. Si vede l'occhio? Di che colore è? Arancione. È rosso. Apriamo anche dall'altra parte. Certo, occhi di coppia. Ora, caro pirata, devi avere il coraggio di infilare entrambe le dita per far scattare il meccanismo. La tomba arrugginita è ferma qui da molti anni. Spingi, alza, pirata. Sì. Vediamola. Che spettacolo. Il teschio si mette così e veglia su tutta la tomba. Iniziamo dal passaggio numero 2. Il sarcofago. Cos'è uscito qua prima? È uscito uno scorpione, non mi ero accorto. Estraiamo il sarcofago. Eccolo qui. Credo che nasconda qualcosa. Ma diamo un'occhiata prima al sarcofago. Io credo che nasconda la bestia. La bestia. E c'è anche la sua amica. Chi si nasconde all'interno dell'antico sarcofago dorato? Ritroviamo quella sabbia rocciosa che abbiamo trovato nel video Aliens contro Kings. È tipo sabbia cinetica ma rocciosa. Ah, ecco i sacchettini mummificati. Me li ricordo. Te li ricordi, vero? Vediamo chi nascondono questa volta. Che cos'è? È coccodrillo. Un coccodrillo, sì. Sono il cocco scheletro. Faccio la cacca in questi bisognini. Metto qua. E sta la guardia della tomba. Faccio finta. Io sono una statua. Assieme al cocco scheletro dovrebbe essere uscita anche una chiave. Proviamo a cercare. C'è qualcosa? Eccola. È la chiave. Sei pronto ad aprire? Punto 3. Vediamo. Mettere la chiave. Togliamo il cocco se non lo facciamo saltare. Vai con la chiave. Sì, si è aperta. Dei ragni, un serpente gommoso. Non sapevano il buchetto per attaccarsi. Ah, vedi che simpatici, così restano lì per l'eternità. Guarda cosa c'è. Una gemma con la X. Credo che faccia parte del tesoro del re. Passo numero 4, secondo sarcofago. Apriamo. Occhio, perché uscirà una nuova creatura. Chi sarà il fedele compagno del cocco scheletro? Guardate che dettagli, come è decorato in protezione del suo re. E questa sabbia rocciosa è come sabbia cinetica, non si asciuga mai. Guardate che c'è. Cosa hai trovato? Una testa? Il corpo? Ah, è da montare. La chiave.
E la chiave? È un drago. È un drago? Al posto delle ali. Le ali sono fatte da mani? Scheletro! Ah, sono osse! Mi ricorda molto il drago dorato che abbiamo trovato nella serie 2, quella dei dragoni. Prendiamo una mia chiave, la mettiamo dentro. E vediamo cosa si nasconde qui sotto nella botola segreta. La spada d'oro è la spada del re. Ora che abbiamo la spada, possiamo inserirla qua. Alla base della cripta, prova! Si è aperta la cripta e ha rivelato il sarcofago. Vediamo se si richiude. È troppo bello. Rimetti la spada. Sì! Quindi prova a pensare al poverino che è andato a cercare il tesoro. È in questa posizione. Metti la spada. Ai! È una personala. Guardate cosa succede. Se uno succede questa trappola qua. Sì. Uno è qua. No! Dopo. No, poverino! Dopo arriva qualcuno e libera. No, lo schiaccia pure. Può essere una trappola anche questa. E poi, aspetta, riproviamo a farlo di nuovo, scusa. Lo farei per sempre. Prima il ponte era così. Se io richiudo e rimetto la spada, chi è sul ponte? Cade! Ma lo andiamo a vedere il sarcofago? Sì! Qui il re, con gli occhiali, riposa indisturbato da millenni. Lo disturbiamo? Sì. Va bene. Ecco le assi di legno che abbiamo trovato l'altra volta. E dove c'è la X, c'è il tesoro. Devi battere, Nicolò, devi battere. Sì! Posso provare anch'io? Adoro questa cosa. Sì. Via le mani. Ti aiuto con la spada. Grazie. Siamo arrivati alla roccia blu. Ecco il nostro sire. Riposa nel mitico sacchettino mummificato. Speriamo non si arrabbi, ma lo disturbiamo per una giusta causa. Dobbiamo trovare il tesoro. Tanto è nostro amico. Siamo anche noi cacciatori di tesoro. Esatto. Liberiamo il re dalle sabbie del tempo. È uscito lo scudo. E il re? Buongiorno, maestade. Perché mi avete risvegliato? Tranquillo. Siamo anche noi cacciatori di tesori. Va bene, ragazzi. Mi mancava un po' il profumo dell'oro. Grazie. Ecco il mio scudo. Ma l'avete trovata, la mia gemma? Sì. Ah, eccola, grazie. Ah, ora lo scudo è completo. Cosa gli manca? La corona. Saliamo allora le scale, andiamo al primo piano e cerchiamola proprio qui. Come suggerito da questo antico geroglifico, tagliamo con le antiche forbici. Ecco la camera del tesoro. Qui si nasconde tutto l'oro del nostro re. Vado. Con lo scudo. Prova a girarlo verso destra. Che succede? Ah! C'è un antico ragno a protezione della camera del tesoro. È un trucco. Proviamo a richiudere il portone d'ingresso. Il tesoro del re era nascosto con un trabocchetto. Corona. Hai trovato la corona? Ma è veramente dorata, vediamo. Sì. Sì, ha un medaglione d'oro. È super scintillante. Sì, ragazzi, la corona è bella, lo so. E guardate che diadema, ma dove sono le mie monete? Sono qua. Ah, ecco, le recuperate, Nicky? Sì. Guardate quante. E non è finita? Una spada. Un'altra spada? Ah, un pugnale di riserva stile scimitar. E poi? Una statuina. Una statuina? Sembra quasi un'aquila, no? Un corvo reale. C'è un'ascia. Credo serva a sfondare gli antichi scrigni. Mettiamo tutto. Ah, c'è una parete, vedi, il re è molto ordinato, dove conserva tutti i suoi accessori, cioè o meglio i suoi attrezzi. Chiudendo qua. Ci vuole, aspetta, anche la chiave per la serratura. Bisogna fare il giusto movimento. Ok, ci siamo, perfetto. La camera può essere estratta. Così possiamo portare via il nostro tesoro con noi. Rimettete a posto la camera del tesoro. Bravissimo, Nicolò. È caduto anche la scala. Sistemiamo la cripta. Io metto il re sul trono al suo posto perché lo vedo un pelo irascibile. E io tolgo gli occhiali. Al super teschio. Davide, mi hai fatto cadere. Scusi, sua maestà. Io tolgo gli occhiali. Oh, adesso è molto più bello. Sembrava una tranquilla giornata di sole nella tomba del tesoro, ma... c'erano dei ladroni. Qui è Stingdom e uno qui è Goldfin e uno qui è Sergeant Stan dallo spazio. Hanno annusato il profumo dell'oro. Il re non si accorge di niente. Ma c'è anche uno scorpione nella squadra. Sta risalendo le scale. Ah! Ah, ma le scale lo fanno cadere. Ma con un balzo lo scorpione riesce ad arrivare fino alla chiave. Abbiamo trovato una chiave, ma ci serve anche l'altra. Sale le scalette. Salto sotto il naso del re. Trovata l'altra chiave. Eccola qui. Ah, occhio! La chiave! Eccola qui! È finita nella sabbia del tempo! Tu ti farai inseguire da questo drago, così noi apriremo la tomba. Va bene! Ottimo piano! Apriamo il sarcofago! Ecco la spada del re, la useremo per difendersi! Ehi, Cocco Scheletro, guarda che bell'osso! E mentre lui sta giocherellando, io posso aprire, finalmente, l'altro sarcofago!
La gemma! Ci manca solo lo scudo! E a grandi balzi, Serge Stan va a recuperare lo scudo! Adesso la gemma! Posso aprire lo scrigno del tesoro! Nino, hai suonato l'allarme! L'allarme! Chi vuole il mio tesoro? Re, dacci solo una monetina! Prova a prenderlo se hai il coraggio! Faccio le scale, ma... questa spada mi intrigo! Chiedila tu! La metto qui! C'è anche uno scorpione! L'avevo detto io, non osate prendere il mio tesoro! Ridammi lo scudo! Ho in mente qualcosina per voi! Volevate rivedere la camera del tesoro? Tingua! Mi lancio monete d'oro! E ti chiudo nel sarcofago! E voi due lo volete il tesoro? No! Quello che i nostri furfanti non sono riusciti a scoprire è che questo medaglione, ragazzi, si può cambiare. Lo possiamo staccare e mettere. Ta-da, sì, proprio lei. La X del tesoro. La gemma! E ovviamente possiamo mettere il medaglione sullo scudo del nostro re. Questo è un segreto che sapete solo voi! E se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, mettete un pollicione! E iscrivetevi, ragazzi, al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video! E prima di infilare la spada, ricordatevi di scaricare l'applicazione GBR! Ciao!